so che c'è il, cioè, c'era ai tempi il palio del paese, però a dire la verità non so bene come funzionava. Cioè io mi ricordo la scena, mio papà che mi diceva, eh sì, il palio del paese, dovevi andare in giro per il paese correndo a prendere le oche, una cosa divertentissima secondo me, che sarebbe anche lì bello, bello riproporre. Perché soprattutto senti tante persone che ne parlano e proprio ne parlano con tanto affetto, proprio sono dei ricordi belli che proprio univa tutto il paese lì, proprio veramente tutto. Era un momento di aggregazione della comunità, era quasi tutta comunità locale e di persone foreste, ce n'erano poche ovviamente, ogni rione aveva i propri colori, c'erano una serie di giochi e rioni erano molto combattivi, però quella competizione buona, non la competizione diciamo così aggressiva che può succedere. Palio de Carenne, il palio di Carenno, per me è un ricordo da spettatore, non da partecipante, poiché all'epoca, stiamo parlando della metà degli anni 80, durante l'estate, giugno, luglio, vi partecipavo come spettatore. Fondamentalmente, ecco, questo dicevo, ricordo di un senso di appartenenza alle proprie contrade che per esempio mi permise a quell'epoca, io ero un adolescente, avevo 15 anni, 14-15 anni, anche di conoscere quelle zone di Carenno, quelle contrade i cui nomi avevo sentito dai miei nonni, dai miei zii e che magari non avevo mai focalizzato, ad esempio la Boetta, la Butta, il centro storico, piuttosto che il ghetto, la parte più bassa, il baraccano, quella che va verso la cappella della Madonna, quindi verso San Carlo, piuttosto che i morti, la contrada morti, dove poi per la quale tifavo senza sapere nulla, semplicemente perché avevano come distintivo il colore verde, che era un colore che mi è sempre piaciuto e che poi, guarda caso, dicevo Regno della Sorte, è la contrada in cui abito adesso, la contrada dei morti. E poi di queste strane competizioni che andavano dagli sport più tradizionali, quindi c'era la gara di calcio piuttosto che di carte, la corsa dell'oca, mi ricordo ancora questi animali che correvano all'impazzata nelle due curve strette proprio nel centro, non molto distante appunto dalla piazza Carale, nei pressi dell'albergo Carenno, con queste oche all'impazzata che venivano spinte a correre. Mi ricordo il concorso di bellezza con queste Miss Carennesi Doc che però sfoggiavano questa bellezza nostrana, diciamo, di paese, ed era un altro appuntamento molto molto atteso. E mi ricordo il paese appunto addobbato con i simboli delle contrade, con i colori, ed era un elemento che vivacizzava ulteriormente l'estate carennese, che in qualche modo già viveva di eventi come il Ferragosto di Carenno, legati molto anche al fenomeno della villeggiatura, e quindi era un valore aggiunto che poi permetteva di offrire anche non solo agli abitanti che erano coinvolti, ma ai visitatori e ai villeggianti un'occasione di svago e di coinvolgimento, perché magari poi risiedendo comunque in una casa d'affitto, in ospiti o anche solo negli alberghi, in una di queste contrade, poi si sentivano a loro volta coinvolti nelle vicende della contrada di riferimento e magari davano anche una mano e partecipavano in quanto temporaneamente residenti.